Ciò detto, io passo la parola al dottor Marco Cocilio, che si interessa di formazione per la stacchio, presso la protesista, ha un'esperienza altissima in merito, nonostante i suoi molteplici impegni, ormai è un anno che ci viene a trovare, però è diventata come tutti una piacevole presenza, un amico, quindi noi vogliamo che sia qui e ci parlerà di quella che è la terza gamba di questa, di questo percorso, che è quella autoprotesica per il trattamento di alcuni pazienti in modo selezionato. Quindi gli passo la parola e lo ringrazio. Grazie Mimmo, sempre gentile, arriva puntuale come una cambiata, l'invito per un sabato mattina a Benevento. E adesso permettetemi, vi chiedo un ultimo sforzo, ho diverse cose da farvi vedere, spero di darvi qualche bello spunto. Due parole su quella che è l'azienda che rappresento. Starchi è un'azienda di circa 4.000 dipendenti, abbiamo 18 centri di produzione e di assistenza, siamo presenti in oltre 100 nazioni con un fatturato complessivo di oltre 800 milioni di dollari, quindi una bella cifra. La cosa interessante è che su questa cifra l'8%, quindi fate voi i calcoli, è reinvestito in ricerca. La ricerca costa un sacco e senza la ricerca non si può andare avanti. La Starchi vende circa 1 milione di apparecchi acustici all'anno, quindi insomma un bel numerino, e questo numerino magari ve lo ricordate anche poi per dopo. Questo è dove siamo localizzati, questo è l'headquarters, Minneapolis, un paese che è tanto caldo quanto freddo, non è proprio climaticamente parlando il meglio, anche se siamo lo stesso parallelo di Milano più o meno. Centro ricerca di Berkeley in California, e poi tutte le varie altre facility quando siamo piccolini a Cernusco sul Naviglio a Milano. La filosofia della Starchi è quella di essere meglio oggi di ieri, meglio domani di oggi. Questo è il motto del nostro proprietario. Noi siamo due delle major che non sono quotate in borsa, quindi noi dipendiamo da un proprietario che, diciamo così, fa se la canta e se la suona da solo. Una delle cose che ci contraddistingue, e ci tengo a mettere in evidenza, è che oggi la tecnologia permette di fare tutto e il contrario di tutto, e quindi inglobare nell'apparecchio acustico, che è un computer, questo tipo di tecnologia solo a fine se stessa, se ci sono delle evidenze che porta dei benefici, noi non lo facciamo. Quindi ci sono delle cose che ci differenziano rispetto a altri produttori in questo settore. Abbiamo delle partnership internazionali con diverse università, ma io stesso collaboro con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, abbiamo fatto diversi lavori insieme. E questo lo teniamo poi come ciliegino sulla torta. Torniamo poi a parlare, questo è il nostro proprietario, questa è la sua moglie, loro hanno oramai un'attività filantropica, non fanno più la parte, diciamo, sporca del lavoro, loro si dedicano a fare del bene, e dopo ne parleremo. Questa fondazione compie quest'anno 30 anni, quindi comunque un aspetto molto interessante. Entriamo nel vivo dell'apparecchio Combi, così si chiama, l'apparecchio che loro qua utilizzano quando poi, durante tutto il percorso, serve un trattamento protesico oppure anche di generatore di suono. Si chiama Xylotinnitus ed è l'apparecchino che avete voi come demo, quello che potete portarvi a casa, che è un apparecchino moderno di tipo piccolo. Parliamo di acufeni. E ho dimenticato di accendere la cassa, adesso accendiamo e rimediamo subito, così vediamo che il volume non sia troppo alto. Abbiamo sentito un fischio tipico, ma abbiamo la possibilità di avere un brusio. Prima lo hanno descritto i colleghi, un crepitio. Un ronzio, è già stato anche difficile associare certi rumori a certi stimoli, un fruscio, un sibilo, uno scampanellio, così non ve lo faccio venire poi da caffè. Tutti questi sono acufeni che normalmente il paziente non sa descrivere in questi termini. Il paziente si riferisce a suoni che conosce, tipo
il diapason, la vespa, il rumore del mare, il bacon che frigge, le cicale sono tra le più gettonate, le campanelline, chi ha avuto le brutte esperienze di sapere suonagli magari le ricorda. E come diceva il dottor De Maria, a volte pulsa come il cuore. Questa è una cosa interessante, perché questo, io ho fatto un corso online con questo medico americano che si occupa di gestire l'acufene sui musicisti e sui professionisti dell'audio. Se noi andiamo a livello pediatrico, un sacco di bambini hanno l'acufene, solo che nascendoci con l'acufene non sanno riconoscere che è un disturbo, per loro è normale, di conseguenza diciamo che lo vivono molto meglio. Questo signore qua, essendo così tecnico, è riuscito a mettere in luce e farci sentire quello che lui sente da una vita. E io l'ho descritto come questa spirale, perché davvero porta a questa situazione qua. Sentite, questo è quello che lui sente quotidianamente. Una componente di frequenza grave, una componente di frequenza acuta, estremamente diversi, quindi difficile anche da trattare da questo punto di vista. Quello che serve ricordare è che l'acufene è estremamente individuale, ognuno lo vive a modo suo, ognuno di noi è fatto diverso e vive il problema a suo modo. Se lo stesso problema lo viviamo in maniera diversa, è chiaro che abbiamo reazioni, abbiamo azioni tutte completamente opposte. Quello che è stato raccontato è che l'acufene appare di più nei momenti di silenzio. Per fare una metafora possiamo pensare a questa candela nella notte. Una candela nella notte è brillante, è quasi abbagliante, tutti la avvertono. Quindi l'acufene si sente molto di più quando uno sta nel silenzio, come la dottoressa ci raccontava, addirittura lo stimolava con il silenzio. L'obiettivo che ha l'apparecchio acustico di per sé, se c'è l'ipoacusia, o comunque il generatore di suono che serve ad aiutare a dare sollievo, non è altro che, parafrasando, illuminare questa stanza. Non lo toglie l'acufene non si cura, ma illuminandola la candela scompare nel chiarore di questa stanza. Bellissima, questo arredamento, non è casa mia, sfortunatamente. Questa è una ricerca che vi fa capire perché le aziende sono andate verso quel tipo di prodotto che adesso vi facciamo vedere. Il fatto che, questa è una ricerca del 2011 su 3.400 soggetti fatte negli Stati Uniti da Cochin, che è quello che fa le ricerche più disparate nel campo dell'acustica, lavorava, perché adesso lavora per un'altra azienda, per Housing Institute, ma adesso ha cambiato, ma continuerà a fare le ricerche. Beh, come vedete, metà dei soggetti, bene o male, con l'utilizzo della sola amplificazione, quindi il rumore ambientale, come dicevamo prima, prova un senso di sollievo. Poi c'è quel soggetto stile Rocco che invece ha praticamente l'acufene si inasprisce quando uno mette l'amplificazione, per fortuna sono pochi. Però metà dei soggetti che hanno acufene, che soffrono di questo problema, tu gli metti l'amplificazione e non gli fa né caldo né freddo, compensa l'ipoacusia, ma l'acufene rimane lì tale quale. Ecco perché le aziende che producono apparecchi acustici hanno, grazie alle nuove tecnologie, introdotto la possibilità di fare apparecchio acustico e generatore di suono, proprio per questo 52% di pazienti che non riescono ad avere beneficio. Questo è un prodotto estremamente nuovo, pensate che è stato approvato dall'FDA americano nel 2012, poi piano piano è arrivato in Italia nel 2013, compie un anno adesso, quindi insomma, quando l'abbiamo presentato qua nei primi corsi era praticamente proprio neonato. Ha una serie di caratteristiche primarie che sono quelle dell'apparecchio acustico in quanto tale, che quindi non sto ad annoiarvi, nel senso del è disponibile per tutte le fasce tecnologiche, quindi insomma disponibile per tutte le tasche, per capirci meglio, è disponibile con tanti tipi di applicazioni, quindi da sonorità più leggere a sonorità più gravi, arriva a essere riconducibile al gruppo 2 per chi conoscesse la materia. Tutta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono un buon prodotto, ma quello che potrebbe interessarvi è il fatto che è completamente impermeabile. Questo apparecchio può finire in acqua, venirne fuori e continuare a funzionare, che non è un apparecchio da piscina, non è un apparecchio da subacqueo, ma è un apparecchio che lo rende, diciamo, molto più duraturo al sudore, a quello che può essere l'acquazzone, una cosa altra, quindi importante anche da questo punto di vista. E vediamo quella che è la parte invece del generatore di suono. Il generatore di suono è un rumore che è un rumore tradizionale, se vogliamo.
Oggi ci sono tanti tipi di rumori, noi abbiamo scelto di usare il rumore bianco. Il rumore bianco è contraddistinto dall'avere un peso uguale per tutte le frequenze, quindi non ha prevalenza di acuti, di medi o di gravi. Cosa che invece esiste il rumore rosa, il rumore marrone, che sono prevalenti in maniere diverse. Questo rumore mascherante è regolabile, ed è quello che lo rende davvero unico, su 16 bande indipendenti. Questo vuol dire che il clinico che prende in carico il paziente con l'acufene può affrontare diverse strategie di amplificazione, diciamo di sollievo per questo acufene, perché può fare banda larga, banda stretta, il notch, la frequency carrier, insomma non sto a tediarmi su quello che sono gli approcci, non ce n'è uno meglio dell'altro, lì ogni soggetto fa caso a sé. Inoltre abbiamo messo all'interno un algoritmo di modulazione che dopo vi faccio sentire, che lo può rendere anche più piacevole da un certo punto di vista. Come fa l'audioprotesista a gestire questa parte del generatore di suono? Ci sono dei passaggi prestabiliti nel software applicativo, controlli personalizzati, un algoritmo di best fit per l'acufene che dopo vi faccio vedere di che si tratta, una risposta per frequenza flessibile sulle 16 bande, questo algoritmo di modulazione e ultimo, ma non ultimo, il sound point tinnitus, che andremo a vedere una demo velocissima. Controlli cosa vuol dire? Vuol dire che l'apparecchino, pur essendo molto piccolo, ha la possibilità di essere gestito in qualche modo dal paziente. E dove può essere gestito? Nella parte dell'amplificazione, se il paziente ha quelle necessità lì, ma nella parte del generatore di suono, nella parte del rumore, perché molti pazienti hanno un acufene più vivo la mattina e la sera e meno vivo durante il giorno, e di conseguenza la stessa intensità di suono non è piacevole per tutte le stesse ore. Quindi uno, andando a selezionare il livello della gestione del rumore in maniera autonoma, può variare in alto, in basso, più di più o di meno. Oltretutto sono prodotti che con un iPhone, con uno smartphone, si possono poi regolare usando i toni del telefono come telecomando, di conseguenza questo facilita, anche se il paziente, per dire, con le dita un po' grosse non riesce a trovare il contatto giusto con l'apparecchio. Importante nel sistema di applicazione di questo prodotto è inserire sempre l'esame audiometrico vero del paziente. Quindi, se il paziente è normodente, inserirò la sua giusta soglia da normodente. Se il paziente ha un'ipoacusia, come in questo caso, inserisco la soglia dell'ipoacusia, perché sulla base di questa soglia le 16 bande del rumore bianco vengono elaborate e vengono miscelate poi insieme. E questo già di per sé dà un buon punto di partenza al tecnico audioprotesista, che deve poi applicare. Posso fare regolazioni sulla base, come diceva anche il dottor Di Gregorio, sulla mascherabilità. Gregorio. E sulla mascherabilità e tutto il resto. Posso usare macro aree, quindi bassi, medi, acuti. Posso spaccare il cappellino su 16 diverse bande per essere molto preciso. Cosa vuol dire però modellare la risposta in frequenza? Se no mi perdo, non c'è più l'interesse. Questo è un rumore bianco tradizionale. Quindi quello pesato su tutte le frequenze uguali. Questo è un rumore bianco a banda stretta. Sentite come cambia l'intensità. E questo è un rumore bianco su due diverse bande. Quindi uno davvero può creare il rumore che più dà sollievo al paziente. Parlavamo poi di modulazione. La modulazione è quel qualcosina che può sembrare anche piacevole, perché io, modulando questo rumore che ho scelto, quello che mi dà più sollievo, lo posso far sembrare, se più veloce il rumore del vento, se al paziente piace di più, se più lento il rumore del mare. Quindi vedete che il mare ci torna, e tanto per darvi l'idea, questo è sempre il rumore bianco che conosciamo, il rumore modulato, vedete che nel disegno sale e scende, quindi ci sono degli alti, dei bassi e dei spostamenti in frequenza, proprio per avere una sensazione di rilassatezza. Questo della modulazione va, come dire, usato a piccole dosi, perché a livello limbico, se uno si concentra su un suono che gli piace, il rischio è che non fa altro che rafforzare il fatto che ha un problema. Di conseguenza questo suono qua non deve distrarre troppo, mettiamola così, però può essere un programma aggiuntivo che uno lo usa
mezz'ora la sera per continuare la terapia da solo a casa e facciamo dei collegamenti, visto che oramai ci conosciamo abbastanza da poter fare questa cosa. Ultimo, ma non ultimo, è il sound pointinetus. Questa è una cosa nostra che ci siamo inventati, lo usiamo anche per la taratura dell'apparecchio acustico nella fase, diciamo, di amplificazione normale. Il paziente può essere coinvolto nel cercare quello che è la timbrica del rumore che più si confà al suo problema, quindi quello che più gradisce di base. E come fa? Uno apre, il computer cambia lo schermo, diventa uno schermo completamente blu, e nel diventare completamente blu il paziente lo può fare da solo col mouse, se è capace, se no l'audioprotesista guida lui, gira il mouse intorno a questo schermo, il rumore cambia, come vi faccio sentire tra poco, e nel cambiare il paziente dice: ah, qua mi piace di più, qua mi piace di più, poi alla fine fa confronto e sceglie 10 minuti di tempo, però è stato capace di darti la sua sensazione personale. L'audioprotesista probabilmente per arrivare a quel livello lì ci metterebbe altro che 2-3 mesi di costanti interventi. E vi faccio sentire di che si tratta. Si parte dal rumore che il software stabilisce, gli piace, mette una puntina di segno per ricordarsi, sentite come cambia il rumore. Più alto, più basso, più acuto, più grave, insomma, uno trova quello che dice: ah, questo mi piace. E io personalmente che lo uso, quando trovano un rumore che ti piace, sempre lì vogliono ritornare, perché è come una calamita proprio. Poi uno può, quando fa l'ondina, presenta quel rumore lì, quindi insomma è una cosa estremamente facile, pratica, e che aiuta l'audioprotesista a, diciamo, districarsi in un ginepraio che diversamente sarebbe anche difficile da affrontare. Poi uno fa il doppio clic sul rumore che gli piace, dentro la stellina, e quella programmazione lì è quella che rimane dentro l'apparecchio. Ci sono tutta una serie di significativi test di risultato che però, dato che non voglio annoiarvi, vado oltre perché vi faccio vedere qualche altra cosa interessante. Tanto voglio dire, è chiaro che se il prodotto l'abbiamo messo sul mercato oramai funziona da un anno, i risultati ci sono, questo aveva più senso quando l'abbiamo presentato la prima volta. Ci sono tutti gli effetti sulla vita quotidiana, una cosa l'altra, le variazioni del THI significativo, vuol dire che cambia di almeno 20 dB, e sul TFI, che è un test che ancora in italiano non è stato tradotto, deve cambiare di 14 come numero. Quando siete arrivati qua avete visto tutte le vetrine con questo disegno qua. Questo disegno qua è un po' il nostro fiore all'occhiello. Con l'acufene in quanto tale, nel senso proprio lato, questo non fa il generatore di rumore, quindi può aiutare a risolvere solo quella 50% di possibilità che l'amplificazione normalmente dà dei vantaggi. Ma essendo questo un prodotto così particolare, vale la pena di spendere due parole. Anche lui dotato di tutte le migliori tecnologie che esistono al suo interno, quindi un prodotto così piccolo che finisce completamente nell'orecchio, che non lo si deve toccare, lo si deve solo togliere e mettere ogni mattina e ogni sera, può avere il telecomando usando un telefono, può avere tutte le altre cose, come ho detto, per l'altro prodotto. E cosa cambia tra i prodotti di una volta che andavano già dentro l'orecchio? È che questo è IIC, che in inglese vuol dire che non è II, come dire che mi fa male perché va tanto dentro, vuol dire che è invisibile in the canal. E il CIC, che invece è questo prodotto qua, quello standard, è completely in the canal, quindi vedete che cambia, uno è invisibile e l'altro è completamente nel canale. La differenza sta che il primo prodotto sta in questo posizionamento del condotto uditivo, il secondo prodotto sta invece completamente in profondità, molto vicino alla membrana timpanica. Quello che cambia, come giustamente vedete voi, è la cavità residua, cioè lo spazio che c'è tra la membrana timpanica e la punta dell'apparecchio. Cambiando la cavità residua e il posizionamento profondo, cioè nella zona ossea del condotto uditivo, fornisce dei vantaggi acustici non indifferenti, che valgono veramente la pena di essere compresi a tutti i livelli per capire perché un paziente si trova poi bene con un prodotto di questo genere. In primis, la cavità residua più piccola dà più efficienza all'amplificatore, quindi con lo stesso guadagno, con la stessa uscita, io protesizzo una perdita maggiore.
lo dice la legge di Boyle, che a ridurre del volume la pressione aumenta. Il posizionamento profondo in zona ossea invece riduce virtualmente l'occlusione fisica, cioè se voi prendete, vi chiudete le dita, le orecchie con le dita, sentite la vostra voce diventare cavernosa, vi sentite chiusi, tappati fisicamente. Se io avessi la possibilità di mettere il dito completamente nella zona ossea del condotto, questa cosa virtualmente scomparirebbe. L'effetto occlusione fisica è dato da una somma di percezione delle frequenze gravi che passano attraverso la cartilagine e vanno direttamente al mastoide. Il posizionamento profondo del microfono, invece, quello che capta i suoni per essere amplificati, messo dentro il condotto visivo, permette al paziente di avere tutti i riferimenti della normale bineuralità, quella naturale, e quindi avere l'apparecchio col microfono molto profondo garantisce quella che è la direttività naturale, la localizzazione spaziale dei suoni, tutte cose che quando io metto l'apparecchino fuori dall'orecchio qua le perdo, e quindi l'apparecchio con degli algoritmi particolari deve cercare di compensarli. Vi faccio sentire questa cosa, questa è l'inversione fronte retro che si ha tipica con un retro auricolare, vedete le persone mischiano i suoni che arrivano di fronte con quelli che arrivano dietro, sentono i vari suoni laterali perché c'è un'incidenza laterale. Invece con un microfono profondo abbiamo dietro il padiglione che fa da schermo, quindi mi protegge dai suoni che arrivano dietro, li riconosco in quanto più deboli, davanti arrivano diretti, il padiglione li amplifica di più, quindi questa differenza me li fa riconoscere. Qua ci sono dei grafici, ma quello che importa è sentire la differenza. Questo è un apparecchio retroauricolare con un microfono messo qua, davanti c'è una voce che parla a 70 decibel, dietro c'è un rumore a 70 decibel. Il tutto è provato nel manichino che serve per i test strumentali in laboratorio. Anche se in inglese, però il rumore e la voce sono completamente mischiati, proprio perché il microfono sta qua, ho perso tutti i riferimenti, sono in questa grafica qua, quella rossa. La grafica blu è quella dell'orecchio, scusate, la grafica blu è quella dell'orecchio libero, senza niente dentro. Vedete che con l'apparecchio profondo siamo molto vicini a quella che è la grafica dell'orecchio libero. Sentite la differenza, stessa registrazione, con l'apparecchio completamente dentro l'orecchio. Qual è la differenza? Quindi non c'è niente di meglio che dare al cervello la possibilità di riorganizzarsi da solo, che sa farlo bene. Tutta la tecnologia che possiamo mettere dentro ancora non arriva a quel livello. Chi è candidato a questo prodotto? Non tutti. Non tutti, perché in primis devono avere una perdita uditiva che sia, diciamo, compensabile dal tipo di amplificatore miniaturizzato che c'è dentro, quindi possiamo parlare di una perdita uditiva che va dalle 60 ai 65 dB piatti, ma soprattutto le dimensioni del condotto uditivo devono permetterne la costruzione, nonostante che oggi si usano tecniche con il CAD, si costruiscono i gusci con le metodiche della stereolitografia, che sono paroloni grossi, dall'impronta che fa l'audioprotesista si fa questa scansione in tre dimensioni e poi il laser costruisce questo guscio con degli spessori minimi ma resistenti, quindi insomma tutto delle robe positive, ma comunque non riusciamo a costruirlo su tutte le orecchie. E vi avevo detto che c'era la ciliegina sulla torta, ma c'ho un'altra sorpresa prima ancora, che questa qua, se volete, poi la potete anche provare. Adesso lasciamo lì il signor Bilostin un attimo e vi faccio vedere l'ultimo prodotto che abbiamo presentato, che torna a, in qualche modo, a essere anche lui valido con l'apparecchio acustico. Io ho collegato un iPad, adesso ovviamente le mie mail non mi interessano, che arrivano costantemente. Posso sedermi qua? Sì, no, benissimo. Allora, questo apparecchio, questi apparecchi che io ho in tasca e che adesso chiedo magari a
al massimo di aiutarvi, di darvene, di mettere un cappellino pulito per ognuno di voi e poi darveli, hanno la possibilità non solo di fare l'apparecchio acustico, ma di collegarsi con tutte quelle che sono le cose, ci va un iPhone, Apple o un iPad, e trasmettere tutto quello che l'iPad o l'iPhone possono trasmettere, parte la telefonata. Di conseguenza, io posso usarlo, dal punto di vista dell'acufene, come aiuto per le sound therapy. E quindi vado, ad esempio qua, io ho scaricato un po' di app, tanto per darvi l'idea, quante ce ne sono, ma ce ne sono 50 gratuite, quindi ognuno può scegliere veramente la sua. Per assurdo potrei decidere di fare anche la profilometria. Per assurdo potrei fare anche la profilometria, adesso vi... Tu ti presti meglio, cioè, con tutto vi faccio sentire l'idea di cosa si potrebbe fare. Qua lo può fare il paziente da solo, è questo. Sentite? Sì. Cambia il pitch, uno trova il pitch e poi quando ha trovato il pitch va a cercare la vera loudness. Quindi posso usarlo in questo modo. Posso decidere di usare, poi lo passiamo dopo anche ai dottori dietro, sì, sì. Posso decidere di usare una app che mi... non mi interessa, torno indietro, maybe later, posso usare il rumore della pioggia. Per voi state sentendo la pioggia. Ma posso costruire la mia musica come la voglio, perché qua c'ho il temporale, la pioggia e il vento che suonano insieme, se volete ve le faccio sentire. Ma potrebbe piacervi di più il crepitio del fuoco. Ognuno si fa il suono che gli piace e quindi in qualche modo o fa un fai da te che non è mai consigliato, oppure affidandosi alle mani sapienti della dottoressa che ti fa fare una pedagogia clinica, vai a casa e usi gli stessi suoni e ricrei la stessa condizione, quindi ti aiuta davvero tanto. Il tutto buttato dentro direttamente all'apparecchio, se glielo fate sentire al... Questa è quella chiusa, c'è pure quella aperta, quindi una serie. Sì, infatti. Manca mai. A voi vi sto facendo ballare la Macarena adesso. Lei già sta sentendo la Macarena, ma poi torno serio, vi faccio sentire. Vi faccio sentire. Adesso sta sentendo la Macarena. Sì. Facciamo la Macarena insieme, ma adesso la spegniamo perché non ci interessa. La Macarena torniamo pure sulla app della Tufene. E possiamo, diciamo, anche con voi sentire come uno potrebbe trovare il pitch. È troppo forte, scusa. Potrebbe trovare il pitch della acufene e poi la loudness quando ha trovato il pitch. Quindi uno arriva magari dal medico che si è già fatto anche, tra virgolette, una diagnosi da sola, oppure per farvi sentire anche voi il bello della pioggia, uno può usarlo. Non lo sta sentendo? No, lei si è passato dopo. Adesso andiamo a vedere. Cristo, vuoi dire niente? Facciamo di noi. Adesso. Adesso. Okay. No, adesso no. Ma si è tolto l'audio. No, l'ho tolto io, però c'è l'apparecchio. Questa è l'amplificazione dell'apparecchio normale. Adesso lo sento. Adesso sente la mia voce attraverso l'amplificazione, ma se spengo il rumore del tiro, beh, forse non l'ho acceso io. Vediamo. Andiamo più fino a qua. Adesso sì. Ah, ok, perfetto, non l'avevo cliccato io, non vedendo. Ecco, quindi uno può cambiare i suoni, quello che... E ovviamente tutto questo è la parte che si lega alla fene, ma non è
semplicemente questo, perché con l'app che uno ha sul telefono gestisce il volume, può a questo punto, immaginiamo di non gradire la situazione ambientale com'è, io apro questa specie di equalizzatore e posso abbassare quella che è l'amplificazione, un po' con quel concetto che vi ho fatto vedere prima, no? Qua non si vede la fava di lumaca, ma io posso cambiare, e lo posso fare con la musica, lo posso fare con i video, lo posso fare con tutti i contenuti multimediali. Quindi questo apparecchio apre le porte al diciamo alla multimedialità, cosa che fino adesso non c'era. E se mi consentite, perché lo devo fare perché il presidente se no si offende, ciliegina sulla torta, vi faccio vedere la foundation. E poi voi. Sì, dopo te lo fa, dopo te lo fa. Scusa Massimo, questo è lo stesso apparecchio che... No, quello è Xino, è più o meno la stessa famiglia, quello è più piccolo, però questo è stato fatto solo per l'iPhone, made for iPhone, è stato fatto per l'iPhone, per l'Apple. E questo qui invece... Quello lì non ha solo apparecchio acustico, più generale di suono, dicevamo, la fondazione. Questa fondazione è filantropica e oramai il giocattolo, chiamiamolo così per usare un termine anche un po' brutto, del nostro proprietario e di sua moglie. Loro vanno in giro per il mondo costantemente a cercare di fare del bene. Il loro obiettivo è di donare 1 milione di apparecchi acustici nei paesi dove c'è bisogno. E pensate che ogni volta che loro vendono, tutti i nostri clienti mondiali vendono un apparecchio acustico nostro, $1 di quei proventi lì va a finire la fondazione. Quindi 1 milione di apparecchi venduti, la fondazione è ricca, anche se è un'associazione no profit. Vi faccio vedere una mission. È in inglese, perdonatemi, però l'ambiente e quello che vedete è talmente anche toccante, perché sono andati in Israele, nella striscia di Gaza, quindi prendono anche dei bei rischi, dove all'inizio, ve la racconto un attimo così la inquadrate, all'inizio c'era diffidenza, le guardie israeliane ti trattavano pure male, non ti lasciavano far foto, una roba l'altra, dopo qualche giorno erano tutti insieme, molto camerasticamente a protesizzare quelli che avevano bisogno. It's, you know, the first time a mission of this size has ever happened between the Israelis and the Palestinians, and this is kind of a culmination of what we do and what we're about. I know the situation, I know how broken is it, I know what's the other side feeling. I don't accuse them, I want to change this reality. And as a soldier of peace, I believe that my duty is in my field to try to really improve the situation of the two people. I think that there's so much fear and manipulation of fear is happening between people. And on the political level, there's not much hope now, but I think, you know, if you could give hearing aids to the leaders, maybe they will listen better to their peoples. Treaties are signed by leaders, but peace is done among people. We are creating an atmosphere which hopefully will lead to peace among the peoples. The more people get involved, the more people care for each other, the less people hate each other. We believe that health could play a crucial role in building peace among people, and start the healing foundation could play a very good role to help in building peace between Palestinians and Israeli. This project is a great for peace. We have a cooperation from Americans and Israeli and Palestinian together working for these people. Some of the Israelis were very much crossing the border going to Tukai, which is a Palestinian city. You can see Iran as a Palestinian military authority there.
you saw a change in the first day with the guards where they were at the sides. They didn't interact with us, you couldn't take a picture. And you kind of saw that wall being broken down. By the third day, they were out there fitting with us, they were helping us. And now the elite Palestinian guards are going ba 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 ba, getting smiles on these kids' faces. It's been really amazing. I was on the bus ride over with a girl my age, she's 26. She lives in Israel, and she said that she's never actually seen what it's like over here. What's very special to me is that there are really some people coming from Israel here to help. For me, it's something first in my life I see. And it really feels good, like some people care about us here. We are not alone in this. When we share love and care and dignity with other people, you can really feel you are making progress, you are making something in your life. Well, he is addressing me to you. And he says that his great hope that will lead you to peace. And he said even the Hebrew term hope should be that God. The kind of microcosmos of what we would like the Middle East to be. And here we are in a place of supposed conflict, and we can create an island of understanding. We have to do more. Molto armario, una magliettina nera. So large that it isn't just in the bianco di capelli. In minds of a few people that we've touched, that it spreads. If we can't learn to get along with each other, survive. And tomorrow isn't a promise. It's an opportunity. We have to do something to make it happen. Ma quando risale questo film? Come? Ma quando risale questo film? 2011. Ah, ecco. Sì. Bene, io vi ringrazio dell'attenzione.